Il Notaresco batte 2-1 a domicilio il Castelfidardo, che al Mancini nelle ultime tre gare è riuscito a raccogliere solo un punto, mentre i ragazzi di Epifani con questo successo continuano a inseguire la capolista Campovasto da distanza ravvicinata. Con Bracconi e Zetti fuori per fastidi fisici, Lauro decide di affidare le chiavi del centrocampo a Bracciatelli, arretrando Di Dio sulla linea di difesa e affiancando a Giampaolo in avanti il duo per Pepai Cardinali. La sconfitta interna di 10 giorni fa nello scontro diretto per la vetta con il Campovasso ha costretto invece la squadra abruzzese ad accantonare l'illusione del sorpasso e riprendere l'inseguimento alla capolista, ora distante 5 punti ma con una partita in più. A risentirne più del morale è la rosa di Epifani, che deve rinunciare a molti elementi importanti. Il suo scacchiere tattico, a partire da Gallo e Banegas squalificati, e per sopperire all'infortunio di Bianciardi nelle ore precedenti la trasferta marchigiana è stato tesserato a quadro dal Messina, che si accomoda inizialmente in panchina. Gara subito avvincente dopo il fischio d'inizio di Djurdjevic di Trieste. Non passano infatti neanche 60 secondi e il Notaresco va già vicino al vantaggio con un pallone rasoterra che dalla destra attraversa tutto lo specchio della porta prima che Sant'Angelo anticipi sotto misura Marchionni spazzando in angolo. Il match appare subito vivace e combattuto, e al quinto è ancora la squadra abruzzese ad andare vicino al gol, sempre con Marchionni che, dopo una bella combinazione con Palumbo, prova a trovare l'angolo lontano, pallone largo di pochissimo alla sinistra di David. Sul ribaltamento di fronte il Castelfidardo passa in vantaggio. Il traversone dalla destra di Cusimano trova per Pepai sul primo palo, pronto alla deviazione vincente col destro che infila la porta di Sciva per l'1-0 biancoverde. La rete non modifica l'atteggiamento delle due squadre, che continuano ad affrontarsi a viso aperto. Col passare dei minuti la formazione di Epifani guadagna campo, mentre i biancoverdi provano a controllare sulla pressione ospite, ma i rossoblu riescono a raggiungere il pareggio al 22esimo. Palumbo lavora un ottimo pallone sulla destra e pennella un traversone perfetto per la testa di Marchionni, che salta più in alto di Sant'Angelo e da pochi passi colpisce bene, battendo l'incolpevole David. La svolta decisiva dell'incontro arriva poco dopo, al 26esimo. Puca sbaglia il disimpegno e permette a Marchionni di involarsi in campo aperto e, arrivato di fronte a David, di offrire a Dos Santos il più facile dei palloni da spingere in rete per l'1-2, che ribalta in 4 minuti il punteggio del Mancini. Il Castelfidardo prova subito a reagire riversandosi in avanti, ma il Notaresco controlla senza troppi affanni, senza rinunciare ad affacciarsi dalle parti di David. Al 33esimo è il Castelfidardo ad andare vicinissimo al pareggio, con Puca che sulla punizione di Bracciatelli anticipa tutti ma poi non inquadra la porta. Al minuto 36 è per Pepai che dai 20 metri trova lo spazio per liberare un destro forte ma centrale che Sciva blocca in due tempi. Continuano a spingere i ragazzi di Lauro, ma il Notaresco controlla senza correre ulteriori rischi fino all'intervallo. Dopo il riposo le due squadre si ripresentano in campo con gli stessi schieramenti di inizio gara e i biancoverdi iniziano subito a premere alla ricerca del pari. Al 49esimo Di Dio su punizione calcia troppo centrale per impensierire Sciva. 3 minuti più tardi è per Pepai a colpire di testa su cross da destra di Cusimano, ma la sfera termina oltre la traversa con l'estremo difensore rossoblu che controlla senza brividi. Il Castelfidardo insiste e va vicinissimo al 2-2 al 54esimo. Cusimano avvia l'azione biancoverde, Fermani riceve a larga sinistra per la corrente Mataloni, che di prima intenzione lascia partire una fiondata che esce d'un soffio sul palo opposto con Sciva battuto. Il Notaresco capisce che non deve farsi chiudere e l'esperienza dei suoi giocatori permette ai rossoblù di trovare il modo per alleggerire la pressione, anche se il Castelfidardo prova a caricare a testa bassa, ma la difesa ospite chiude tutti i varchi, riuscendo a non farsi stringere d'assedio dai biancoverdi che provano a non arrendersi. Lauro inserisce anche forze fresche, ma anche Epifani può contare su una panchina solida e Pontella, la sua squadra che soffre stringendo i denti sull'assalto dei padroni di casa, che però non riescono a costruire vere occasioni da gol. È invece ancora il Notaresco che pochi istanti prima del 90esimo potrebbe chiudere l'incontro, ma la forte conclusione di Acquadro dai 20 metri viene deviata in qualche modo in corner da David. Nonostante la generosità mostrata, i ragazzi di Lauro non riescono più a spaventare la difesa ospite e dopo 6 minuti di recupero si devono arrendere al Notaresco, che festeggia per i 3 punti conquistati che le permettono di restare in scia della capolista Campobasso. Epifani, una vittoria importante, meritata su un campo non facile come quello di Castelfidardo. Si è lottato fino al 90esimo, però Notaresco alla fine è riuscito a far valere la maggiore tecnica della sua squadra.
Sì, ho fatto i complimenti all'allenatore, ma non sono dei complimenti di facciata. È una squadra che crea problemi a tutte le squadre in questo campionato e quindi vuol dire che c'è un lavoro dietro. E quindi temevo molto questa partita dopo la sconfitta col campo basso. La squadra ha reagito, siamo andati sotto, anche se siamo partiti molto molto bene. E abbiamo reagito, abbiamo ribaltato il risultato, poi ci siamo difesi bene, abbiamo concesso poco a loro e siamo contenti perché questa è una vittoria importante, perché ha più valore dopo la sconfitta con il campo basso e dopo i 14 giorni prima di campo basso, dove ci siamo allenati meno, e questa settimana abbiamo lavorato bene e si è visto. Era fondamentale vincere per non perdere contatto dalla squadra molisana. Sì, ma adesso è necessario vincere sempre, cercando di stare lì dietro, cercando di rimanere più a lungo possibile attaccato al treno del campo basso, anche se noi abbiamo una partita di meno, il campionato secondo me è ancora lunghissimo perché poi mancano a noi 11 partite, a loro 10, cercheremo di stare lì davanti fino alla fine, cercando di vivere un sogno che stiamo vivendo. Adesso non ci abbiamo più niente da perdere, ce la giocheremo sempre e cercheremo di vincere tutte le partite. Mercoledì, altra tappa fondamentale di questo campionato, il derby casalingo con il Castelnuovo. Sì, un'altra partita difficile, ma questo me lo dovete far dire. Io dall'inizio che dico che questo è un campionato difficilissimo, un campionato dove si possono perdere punti con tutti. E quindi ogni partita è difficile, non c'è una partita facile. Dobbiamo affrontarla, è un turno infrasettimanale, quindi bisogna recuperare bene le forze e cercare di fare un'altra grande partita per portare a casa 3 punti. Mister Lauro, un po' d'amarezza per questa sconfitta, eravate partiti bene, trovato subito il vantaggio, poi avete subito l'1-2 del Notaresco e non siete più riusciti a raddrizzarla. Sì, dopo siamo partiti bene, siamo passati in vantaggio. Dopo loro sono stati bravi a far gol su una giocata qua con Palumbo, dove noi abbiamo fatto un pochino male, e dopo abbiamo fatto il 2-1 su un errore nostro, e dopo si è complicata un po' la partita. Loro non hanno più giocato, quindi calciavano molto lungo, avevano molta fisicità davanti che abbiamo sofferto oggi noi dietro, però poi abbiamo continuato a giocare, abbiamo provato a pareggiare, abbiamo avuto diverse situazioni, abbiamo giocato anche bene. Dispiace che il secondo tempo si è giocato poco per bravura loro, diciamo così, hanno sporcato molto la partita, hanno spezzettato molto il gioco, hanno fatto molti falli e noi a volte siamo andati anche dietro le loro provocazioni e abbiamo giocato un po' meno, abbiamo fatto bene per un quarto d'ora, 20 minuti, poi dopo l'ultima mezz'ora si è giocato veramente poco. Nel periodo di maggior pressione della sua squadra, quando eravate riusciti a chiudere il Notaresco nella propria area di rigore, è sembrato che mancasse un po' di lucidità per l'ultimo passaggio, per la conclusione finale. Sì, no, dopo lì abbiamo sbagliato diverse scelte sia nell'ultimo passaggio sia nell'attacco della porta, perché comunque siamo arrivati al cross diverse volte, abbiamo messo delle belle palle e siamo mancati un pochino dentro l'area di rigore, dove nel primo tempo abbiamo fatto gol. Sapevamo che se non riuscivamo a sfondare centralmente, che coprivano la profondità, avremmo dovuto aggirarli e poi dopo essere bravi a attaccare la porta. Il primo tempo l'abbiamo fatto, abbiamo trovato il gol, il secondo tempo siamo arrivati un po' in ritardo. Oggi abbiamo sbagliato tanto, anche secondo me dal punto di vista tecnico, tanti passaggi, dopo sai si complica quando c'hai l'opportunità per ripartire, per giocare bene, per di palla, trovi una squadra fisica, esperta e dopo si fa dura a cercare di far gol. Mercoledì c'è già il tempo per recuperare, Covid permettendo, a livello fisico e di energia la squadra come la stava vedendo? No, ma la squadra fisicamente stava bene oggi, abbiamo retto, cioè, dico abbiamo sofferto solo dal punto di vista fisico davanti, cioè loro dietro noi, per noi loro avevano i due Palumbo e Dos Santos che secondo me ci hanno messo in grossa difficoltà dal punto di vista fisico e quindi abbiamo sofferto, ma come tenuta di squadra la squadra stava bene.